illustri colleghi, cari amici, sono le 11:45 e quindi non vorrei venir meno alla indicazione data dal Presidente Professor Emanuele. Abbiamo dei vincoli di orario e quindi vorrei che la parola fosse presa dai giornalisti, dagli studiosi. È naturalmente un'occasione molto bella e tante persone competenti hanno lavorato su questa mostra. Il risultato naturalmente deve essere giudicato da coloro che la vengono a visitare. Nell'ideare la mostra, in effetti, ecco, mi limito a dire solo questo, c'è stata effettivamente l'idea, così, certo, un po' scientifica, un po' fantasiosa, l'idea che il curatore di questa mostra fosse Michelangelo Merisi da Caravaggio, l'autore. Naturalmente nessuno può pretendere di entrare nella testa di un'altra persona, viva o morta che sia, né io ho avuto questa pretesa. Capita però nella vita che quando c'è una lunga frequentazione con una personalità, sia essa vivente con noi o vissuta nel passato, si ha la tentazione sicuramente di pensare di trovare una sorta di sintonia, di conoscenza. E allora, dato che noi celebriamo la scomparsa del maestro, io mi sono chiesto se avessi avuto la possibilità di conversare col maestro nell'estate 1610, mentre malato, sicuramente rattristato, si trovava negli ultimi momenti della vita, e gli avessi chiesto: maestro, dobbiamo fare la mostra, come la vogliamo fare questa mostra? E ho immaginato che il Caravaggio avrebbe detto: ma facciamola così, prima di tutto la mostra mia, che insomma, i precedenti, i miei seguaci, i caravaggeschi, senza mente molto interessanti, le difficili attribuzioni senza dubbio da discutere, però intanto, se non sbaglio, ritengo di essere un sommo artista, facciamo con le mie opere più belle, che sono queste, ecco, te le indico, e cerchiamo di fare un allestimento fatto bene e di coinvolgere, insomma, quelle personalità che un domani saranno veramente dedite alla mia figura, perché ritengo di avere effettivamente avuto una carriera molto particolare, degna, veramente molto degna. E così abbiamo cercato di individuare le opere, naturalmente con quei principi enunciati da tutti i colleghi che hanno parlato adesso, cioè di mantenere le opere nelle chiese. Sicuramente il Caravaggio avrebbe espresso questa opinione, cioè lasciamo le opere dove le ho fatte perché lì veramente rifulgono, e poi invece, e soprattutto chiedete al Cardinale Borromeo di mettere nella mostra la fiscella. Non la mollerà facilmente, ma alla fine la molla. Buongiorno. Penso che non potesse essere che Roma ad ospitare questa mostra. Roma che ha accolto tra le sue mura per 14 anni Caravaggio, che lo accolse che era povero, affamato, che era costretto a mendicare un lavoro in una delle tante botteghe che esistevano all'epoca nei grandi cantieri papali, che ha visto i suoi primi successi alla fine del Cinquecento e la sua apoteosi nei primi anni del Seicento. A Roma, dove si consumò la tragedia della sua vita, l'uccisione di Ranuccio Tomassoni, durante un episodio ancora assolutamente non chiarito. Si parla di un duello, si parla di un'aggressione, di uno scontro fra due fazioni rivali. In realtà, malgrado che ormai siano stati versati fiumi di inchiostro su Caravaggio, molti sono i punti oscuri che ancora lo riguardano, e l'uccisione di Ranuccio Tomassoni è uno di questi. Si è parlato di ragioni sentimentali,
di cortigiane e prostitute che frequentavano Ranuccio Tommassoni e Caravaggio, in realtà non ne sappiamo ancora nulla. Roma dove fino all'ultimo giorno Caravaggio anelò di tornare, non dimentichiamoci che morì il 18 luglio del 1610 proprio mentre cercava di tornare a Roma, dove finalmente aveva la speranza di ottenere la grazia dal Papa Paolo V. Roma quindi è la naturale patria di Caravaggio, anche se poi fu costretto a spostarsi e a girovagare, come sappiamo, nel Mediterraneo, fra Napoli, Malta, la Sicilia, ancora Roma, ancora Napoli e poi Porto Ercole. Come ha ben delineato, in maniera magistrale devo dire, Antonio Paolucci, questa è una mostra particolarissima, una mostra di rottura con il passato, perché come molti di noi, anche Claudio Strinati e Antonio Paolucci hanno sentito l'esigenza di fare pulizia su quella che era il corpus vero delle opere di Caravaggio. Questo perché? Perché negli ultimi 10 anni soprattutto si è assistito a un interessantissimo, ma quanto mai fuorviante dibattito attributivo che ha aggravato il catalogo di Caravaggio di una serie di opere che francamente non erano tutte di eccelso livello. Quindi questa figura di Caravaggio si è un po' appannata. Con questa mostra, che io credo il taglio di questa mostra è il modo migliore di celebrare il quarto centenario della sua morte, cioè restituendogli tutta la sua eccelsa grandezza. Quindi sono 24 le opere che sono adesso in mostra, che unite alle 15 che sono nelle chiese e nei musei romani, arriviamo, che fanno parte integrante tra l'altro della mostra, perché ci saranno tour comunque strettamente collegati alla mostra, queste altre opere sul territorio, arriviamo a una cifra impressionante di 39 opere autografe di Caravaggio, che su una 60 che sono le opere universalmente conosciute, le opere certe, cioè cosa intendo per opere certe? Le opere certe sono quelle citate dai documenti, tramandate dalle fonti contemporanee al pittore o sulla cui autografia non c'è alcun dubbio. Sono solo pochino più di 60, sono 64 le opere sicuramente riferibili a Caravaggio. Di queste 64, a Roma in questo momento ce ne sono 39, quindi una concentrazione eccezionale, credo, di originali caravaggeschi, che tra l'altro appunto non si è mai vista e penso che sia assolutamente irripetibile. È stato un evento eccezionale che ha coinvolto tutte le istituzioni romane, ma anche naturalmente le istituzioni estere che hanno consentito, italiane ed estere, che hanno consentito a prestare i loro capolavori. Tra l'altro era un prestito difficile da ottenere, perché è l'anno di Caravaggio per eccellenza questo, quindi non è stato facile ottenere dai musei appunto italiani, esteri, il prestito di opere fondamentali delle loro collezioni e per di più di Caravaggio, intorno a cui loro potevano fare naturalmente le loro manifestazioni. Il mio ringraziamento quindi naturalmente a tutte le istituzioni che hanno partecipato. Fra queste vorrei citare la Biblioteca Ambrosiana, che ci ha regalato una primizia assoluta. Dopo 400 anni la fiscella esce dalle mura della Biblioteca Ambrosiana, dove le aveva, a cui l'aveva regalata Federico Borromeo, che fu il proprietario di questa meravigliosa opera, che tra l'altro apre la serie dei dipinti in mostra. Ancora gli Uffizi, generosissimi, naturalmente grazie anche ad Antonio e a Cristina Cidini, che ha prestato il Bacco, il Sacrificio di Isacco, l'Amorino Dormiente, cioè tre opere capitali di tre momenti caravaggeschi diversi: il Bacco giovanile, il Sacrificio di Isacco della maturità e l'Amorino Dormiente fatto probabilmente a Malta. Brera con la cena in Emmaus, che è stata ristudiata e ha svelato dei segreti veramente fantastici con questa apertura sul paesaggio nuova assolutamente, che si trova, è stata vista dalla radiografia sulla sinistra del quadro. Capodimonte, la Flagellazione, la Pinacoteca Capitolina col San Giovannino
il Museo regionale di Messina con l'Adorazione dei Pastori, che è stata restaurata per questa occasione e il restauro è stato presentato la scorsa settimana alla Camera, e ancora i principi romani che ancora hanno i capolavori di Caravaggio, i Doria Panfili, la principessa Odescalchi, i principi Boncompagni e Ludovisi, che per l'occasione hanno aperto quel loro casino con questo meraviglioso murale che è sul soffitto di quello che era il gabinetto alchemico del Cardinale del Monte, il Maggiore, naturalmente fra i protettori di Caravaggio, ancora la Pinacoteca Vaticana, tutti i musei del polo museale che naturalmente ognuno per la sua parte ha partecipato pur senza impoverire troppo le loro collezioni. Infatti una delle scelte è stata quella: cerchiamo di mantenere il più possibile le opere nelle chiese e nei musei, perché non poteva essere una razzia questa, sarebbe stato facile, avremmo avuto sicuramente appunto le 39 opere, ma insomma così non è stato, abbiamo voluto rispettare anche le specificità dei musei e le opere che sono nelle chiese. Ancora i musei stranieri, il Metropolitan di New York, che ha prestato i Musici, un meraviglioso capolavoro giovanile che si trova qui accanto al suonatore di liuto dell'Ermitage di San Pietroburgo, con un confronto veramente emozionante. I Bari di Fort Worth, la National Gallery di Londra, che ha prestato la cena in Emmaus, che compone qui in mostra una mostra nella mostra, si potrebbe dire, cioè i tre quadri che Caravaggio dipinse in casa Mattei, per i Mattei, quindi i tre quadri citati come dipinti da Caravaggio per i Mattei sono tutte e tre eccezionalmente in mostra. Oltre alla cena in Emmaus di Londra abbiamo il San Giovannino dei Capitolini e e la presa di Cristo di Dublino, appunto, che è un'altra dei nostri prestatori. La Gemälde Gallery di Berlino, con l'amore vincitore di cui ha parlato Antonio Paolucci, una visione assolutamente emozionante. Vi devo svelare così un episodio che mi è capitato ieri, venendo in mostra per le ultime cose, e mi sono fatta accompagnare da un funzionario della sovrintendenza che davanti proprio all'amore vincitore di Berlino è stato preso da quella che è la sindrome di Stendhal, cioè praticamente ha cominciato a sentirsi male. Giorgio Leone che mi accompagnava, e abbiamo dovuto soccorrerlo perché proprio ha avuto un mancamento, ha avuto tutti, io non mi era mai capitato di avere una crisi così grave, di assistere a una crisi così grave della sindrome di Stendhal. Comunque si è rimesso, per fortuna. Quindi il museo, per concludere, il museo di Kansas City, il Kunsthistorisches Museum di Vienna, il museo di Beaux-Arts di Nancy, tutti hanno partecipato con entusiasmo quando hanno capito che questa era una mostra seria, cioè una mostra che lo Stato, il Comune e comunque l'Italia dedicava a uno dei più grandi dei suoi figli. La mostra è stata divisa in tre periodi, sottolineati dal colore dell'allestimento che sono stato scelto da Francesco Puranelli: il periodo giovanile verde, il periodo maturo rosso, il periodo della fuga, quando Caravaggio gli si stravolge il cervello, come ci dicono le fonti, è grigio. Un'impressionante sequenza di capolavori che sono stati esaltati al meglio dall'allestimento e dai colori e le luci di Michele De Lucchi, l'allestitore. Per concludere, un ringraziamento naturalmente a tutti quelli che hanno consentito la realizzazione di questa esposizione, ma soprattutto a Caterina Cardona, la quale con pazienza, affetto, ma con una grande determinazione ci ha seguito, stimolandoci e sollecitandoci in continuazione in questa avventura in cui sono stata, meravigliosamente, ho collaborato meravigliosamente sia con Claudio Strinati che con Francesco Puranelli, a cui adesso vorrei dare la parola. Claudio, a te, che sei anche il curatore del catalogo. Più leggera sarò. Sorriderò prima di andare.
Oramai da tempo, e mi piace sottolineare il nostro apporto, l'apporto della sovrintendenza, sia più piccolo, certo che usare la parola piccolo, Claudio Stinati per Caravaggio mi sembra veramente una contraddizione. Noi abbiamo dato il San Giovannino e proprio rubando a Claudio Stinati, che ha aperto l'anno accademico di studi romani, una bella conferenza su Caravaggio, alla quale ho partecipato in rappresentanza del sindaco Alemanno, rubando questa definizione, Caravaggio era una persona che studiava, e quindi non ci meraviglia, studiava, leggeva i testi quasi con stupore, no? E non ci meraviglia vedere un San Giovannino, un San Giovanni, rappresentato giovane, così come non mi meraviglia immaginare e raccontare l'importanza di questo dipinto e il restauro che abbiamo curato. Che abbiamo curato, e dobbiamo sottolineare come Sergio Guarino, il nostro curatore, colto, attentissimo, eclettico come tutti gli storici dell'arte, ha messo insieme una squadra di persone che hanno fatto da sponsor, hanno sponsorizzato. Il presidente Emanuele giustamente sottolineava l'importanza del rapporto, assieme all'assessore Coppi, pubblico-privato. Oramai, Francesco Buranelli, non si va da nessuna parte se non si lavora in questa prospettiva. Mario Resca lo sa perfettamente, pubblico, privato, i nostri beni culturali devono smettere di considerarsi ramo secco e di essere considerati ramo secco. Ci vuole un indotto, devono rendere, devono portare del patrimonio oltre a essere patrimonio, perché sono un patrimonio, ma se si stanno chiusi è perfettamente inutile che esistano per il bene dei pochi. Restauro fatto con sponsorizzazione, quindi una grande partecipazione del patrimonio privato per il pubblico, il quale, sto parlando di Salini, la famiglia Salini, Francesco Saverio è il patron, Nicola è il restauratore, già si sono fatti avanti per restaurare un'altra opera dei Capitolini. E questo è un segno importante nella scia di quello che diceva l'assessore Croppi, che stiamo cercando di dare da un certo periodo di tempo a questa parte. Io non ho molto da aggiungere in questo contesto, se non quello di sottolineare ancora una volta come e quanto le scuderie del Quirinale portino linfa fresca, linfa vitale, portino cultura. La collega Vaudré, che assieme a Strinati e a Buranelli ha curato questa mostra, sa come e quanto le scuderie siano un punto di riferimento, come lo sono state sempre quando hanno fatto una mostra. Fateci caso, lo dico ai colleghi studiosi, dimenticando la parte mediatica di me,
Quando una mostra è alle Scuderie del Quirinale, diventa uno spartiacque, diventa un punto di riferimento. E io sono convintissimo che questa mostra sul Caravaggio sarà un punto di riferimento. Ci si rifarà tra 10 anni alla mostra fatta alle Scuderie del Quirinale in occasione del 400° anniversario della morte, quel 18 luglio 1616, questa circostanza 16, giustamente, anniversario. No, perché poi sono di fronte a Calvesi, che prima ancora che il documento originale della nascita aveva sancito quando il giorno della, aveva vaticinato, forse è nato il 28-29 settembre, giorno di San Michele Arcangelo, Michelangelo. E questo è un portato fortissimo, secondo me, dello studioso, che addirittura viene a scardinare prima il documento d'archivio. Ci siamo preparati un minimo, benché archeologo medievista e benché uomo dei media, ci siamo preparati di fronte a un consesso del genere per prendere la parola e non far sfigurare il presidente Emanuele, che ringrazio. Grazie a tutti. La mostra di Claudio Strinati, ed è il suo capolavoro. Secondo me, nella sua ormai lunga carriera di studioso e di soprintendente, non ha mai fatto nulla di altrettanto bello. Tutto nasce da un'idea semplice e geniale. Le idee geniali di solito sono semplici. Un'idea che io ho subito accolto con entusiasmo, con determinazione, insieme a tutti gli altri componenti la commissione scientifica delle Scuderie del Quirinale. L'idea era questa: dal momento che onoriamo, celebriamo Michelangelo Merisi da Caravaggio, nell'anno del quarto centenario della sua morte, dal momento che facciamo tutto questo sul colle del Quirinale, nel luogo identitario della città e della patria, allora, questa era l'idea, Claudio, no? Vogliamo fare, presentare ai cittadini di Roma e agli ospiti di Roma un Caravaggio puro, il Caravaggio essenziale, il Caravaggio vero, il Caravaggio fatto da numeri di manuale, il Caravaggio che quando uno entra riconosce i quadri che vede fin dalle lontane memorie del manuale del liceo. Questa è stata la nostra scelta, la sua, da me, ripeto, accettata con determinazione e con entusiasmo. Era una scelta, naturalmente, lo sapevamo bene, temeraria, perché è stato detto, perché questo è l'anno celebrativo del quarto centenario della morte di Caravaggio, non solo per Roma ma per tutti i musei del mondo, i quali ovviamente non si volevano privare dei loro capolavori, anzi volevano costruire intorno qualcosa. E tuttavia abbiamo provato a raccogliere, e ci siamo riusciti in larga, decisiva misura, le opere certe, le opere autentiche, le opere sicure, le opere pure di Caravaggio. Certo, partivamo con qualche vantaggio, sapevamo che i musei di Firenze e di Roma, non per nulla io e lui siamo stati soprintendenti per decenni a Firenze e a Roma, ai nostri prestiti non avrebbero avuto il coraggio di dire di no. Certamente la deposizione del Vaticano sarebbe arrivata dal momento che io sono il direttore dei musei, ma tutto il resto, l'annunciazione di Nancy, il Cristo flagellato di Napoli, i bari di Fort Worth, il Omnia Vincitamur, io sono emozionato ieri quando l'ho rivisto, Alessandro, è un colpo al cuore proprio vedere questo quadro. Tutti l'abbiamo visto a Berlino, ma che trovarlo qui alle Scuderie del Quirinale, l'Omnia Vincitamur di Caravaggio, con questa rappresentazione di Eros, che è un ragazzo di borgata, è un coatto, è un teppista che ci guarda con un sorriso che in realtà è una smorfia, un ghigno, non sai più se è irridente o ambiguo. E sotto di lui la natura morta delle cose che amore vince, tutto vince amore, vince la corona gualcita di alloro del poeta, vince i fogli del musicista sparpagliati, vince le armi impolverate del guerriero, vince la politica, vince qualsiasi cosa, omnia vincit amor. Ed è lo stesso pittore, e lo vedrete fra pochi minuti, che ci fa vedere nel presepio di Messina la Madonna, guardatela quella Madonna lì, che sembra una gattina, sembra una gatta che stringe il gattino fra le braccia.
appoggiata alla mangiatoia, e poi la cosa che a me tocca il cuore veramente è vedere gli animali dietro, eh? Sembra di sentire l'odore della stalla in quel presepio. C'è il somaro, lo guardi dopo il somaro. Questo somaro che sta lì, non si muove, paziente, silenzioso, ma sembra anche lui emozionato e felice di essere vicino a Gesù Bambino. Questo è Caravaggio. Le grandi opere d'arte sono polisense, cioè hanno molti significati, dicono molte cose. Caravaggio tutte le espressioni dell'umano le tocca e le rappresenta. Era una mostra temeraria, quindi, per la difficoltà di ottenere i prestiti. Li abbiamo ottenuti. Abbiamo ottenuto anche Omnia Vincit Amor, cose che mi riempie di gioia. Ma era temeraria anche da un altro punto di vista. Claudio lo sa bene, Alessandro lo sa bene, i miei amici storici dell'arte lo sanno bene. Una mostra del genere non è affatto detto che sarebbe stata gradita dai colleghi, Claudio? Specie dai colleghi storici dell'arte, secentisti e caravaggisti. Non so se c'è qui Mina Gregori, la mia amica, maestra e quant'altro, Mina Gregori, erede degli studi di Roberto Longhi su Caravaggio, alfiere degli studi caravaggeschi ai nostri giorni. Per esempio, Mina Gregori non era affatto favorevole a una mostra così. Lei avrebbe voluto e sarebbe stato, dal punto di vista scientifico, assolutamente bello, importante, una mostra sul Caravaggio critico, per esempio sul Caravaggio dei topi, i due ragazzi morsi dal ramarro, il San Francesco di Carpineto piuttosto che quello della Concezione, i bari Fort Worth oppure Dennis Mount, oppure studiare la tecnica di Caravaggio, le varianti d'autore, la cronologia. Ecco, questa seconda opzione, consapevolmente, io e Claudio, riflettendo proprio su queste possibili uscite dei nostri amati colleghi, l'abbiamo messa da parte. Abbiamo preferito non accontentare poche decine di colleghi capziosi e bravissimi, ma piuttosto accontentare le centinaia di migliaia di persone che verranno qui a vedere il Caravaggio vero. A vedere, ripeto, i quadri che uno ricorda da quando faceva il liceo classico. E mi pare che ci siamo riusciti, Presidente. Questo era quello che io e Claudio Strinati abbiamo pensato, ed è qui la mostra più semplice e più facile del mondo, in un certo senso. Tale deve apparire. Siamo stanchi delle mostre capziose, difficili, complicate. Certe cose uno le scrive sulle riviste specializzate, no? Come la tua, bellissima. Oppure ci fa un libro e uno se lo legge nel suo studio, ma di fronte alla gente mediamente colta, che Caravaggio lo ricorda vagamente e che si emoziona riconoscendo opere che già in qualche modo conosceva. Ecco, questo è quello che noi volevamo fare. Ecco perché dico che questa mostra è la cosa migliore che abbia fatto Strinati nella sua carriera ed è veramente il suo capolavoro. Antonio, la parola con molto piacere. Le amabili suggestioni degli amici Croppi e Broccoli, io confermo che l'intuizione della collaborazione sistemica tra pubblico e privato è, a mio modo di vedere, testimoniata da questa avventura che abbiamo intrapreso, che ho intrapreso, come l'unica formula salvifica per consentire al grande asset di questo paese di competere internazionalmente. Noi siamo un paese privo di risorse, siamo un paese in cui l'industria, al di là delle enunciazioni dei suoi capitani di sventura, non ha mai dato grandi prova di sé. L'agricoltura langue, trascinata da oramai concorrenze spietate di paesi rivieraschi. Il terziario avanzato o fermo che sia non dà più segni di vita. Vagiva 10 anni fa si è spento in culla. Quello che veramente esiste nel nostro paese è la grande, importante, enorme capacità potenziale dell'asset culturale. Qualcosa che, per un mistero che mi sfugge, i ministri pro tempore, di qualunque colore si siano, delle finanze considerano marginale e residuale e sistematicamente sottopongono a tagli, deprivandone le grandi potenzialità. Quindi
il ricorso alla sinergia con il privato è, direi, quasi una strada obbligata. È una strada che deve essere però concepita da una visione intelligente, da una visione in cui la primazia dell'uno sull'altro deve essere stemperata dalla passione della cultura. Non deve essere, come è spesso accaduto nel nostro paese, terreno di conquista, né terreno di resistenza a prioristica da parte di qualcuno. Ci vuole questa osmosi, questa capacità di visione comune, questo desiderio di concorrere a creare le premesse per una grande controffensiva culturale. Noi siamo il paese che ha influenzato il mondo intero per secoli e lo ha fatto non soltanto nell'epoca dei Caravaggio o dei grandi pittori del 500, del 600, del 700 che hanno esportato il bello in Europa e nel mondo, ma l'hanno fatto anche dopo. Pochi sanno che i macchiaioli hanno preceduto gli impressionisti, pochi sanno che i futuristi hanno preceduto i surrealisti, i dadaisti e, per quanto se ne parli, gli astrattisti. Noi abbiamo subito da circa 50 anni, 60 anni, una colonizzazione, siamo soggetti ad una colonizzazione, siamo aggrediti da un prodotto che abbiamo fatto germinare in campi diversi e che invece oggi ci viene come effetto riproposto come altrui. E poiché il mondo cambia e fortunatamente cambia, la possibilità di competere con questo mondo che ci circonda è proprio dato da questo sistema dove aziende profit, non profit, pubbliche e private facciano squadra senza pregiudizio l'uno nei confronti dell'altro, senza primazia, senza la voglia di essere il capitano a tutti i costi, ma parte di una squadra con una sensibilità comune, quella dell'amore per l'arte del nostro paese. Questo è ovviamente ciò che testimonia questa prima grande mostra, che è la prima della mia presidenza e la prima da quando l'intuizione dell'assessore ha fatto sì che questa opportunità si presentasse e si concretasse. È chiaro che dopo una mostra come questa di Caravaggio, per chiunque, anche per me che da sempre sono vocato a scelte e a sfide impossibili, sarà molto complicato farne di altre altrettanto vincenti. I numeri che sono stati indicati sono a testimoniare che l'attenzione mondiale è fortissima e che la difficoltà di fare una mostra successiva o mostre successive dello stesso livello sarà impresa molto ardua. Però l'orientamento di questa presidenza è sinteticamente riassunto. Questo luogo, ancorché con delle problematiche strutturali molto complicate, perché contrariamente a quanto si pensi, nonostante l'opera ardita dei nostri architetti e realizzatori, è molto complicato realizzare le mostre dentro le scuderie del Quirinale, così come dentro il Palazzo delle Esposizioni. Lo dice qualcuno che invece ha trasformato una banca che stava per diventare una ginseria in un luogo di cultura proprio per la capacità di manovrare con pareti mobili e non, facendolo diventare di volta in volta un prodotto diverso. La contestualizzazione di cui si è parlato è importante, è vero che, come è stato detto, bisogna contestualizzare anche fuori dal palazzo. A me piacerebbe a volte le mostre contestualizzarlo nei luoghi dove esse devono essere prodotte e non certamente farlo anche al di fuori, dove nel caso di specie è indispensabile. Noi faremo o tenteremo di far diventare un centro di grande eccellenza dell'italianità culturale il nostro Palazzo delle Scuderie del Quirinale, e sarà ovviamente con la progettualità di mostrare quanto l'Italia ha potuto anche influenzare il mondo che ci circonda. Mentre al Pala Expo credo che la vocazione anche architettonica preveda una maggiore attenzione per il moderno e il contemporaneo, e lì ricondurremo, abbandonando una certa serie di mostre o di episodi anche interessanti dal profilo, diciamo così, del richiamo del pubblico, ma meno in sintonia con quello che è il mio pensiero per quanto riguarda la sacralità del luogo deputata all'arte visiva e non soltanto a quella, e soltanto a quella. Noi pensiamo di fare nei prossimi mesi, nei prossimi anni, nel mio mandato alcune mostre che sono di grande rilievo. La presidenza della Scuderia del Quirinale ha fatto già un
un primo, possiamo dire, programma di massima. E sono lieto di annunciarvi, oltre alla mostra sul 1861, con cui precederemo l'anno delle celebrazioni, faremo una grande mostra sul Lotto, faremo una grande mostra su Lippi, padre e figlio, e nella mia speranza Van Eyck e la sua influenza nella pittura europea e degli italiani nella pittura europea. Faremo invece al Palazzo dell'Esposizione una grande mostra su De Chirico e l'arte azteca, e il mio sogno sarà di portare una grande mostra sull'arte americana, perché non sia soltanto Hopper il poeta della natura, come qualcuno lo ha definito qualche giorno fa, ad essere ricordato a Roma. Io voglio ovviamente unirmi anche ai numerosi ringraziamenti che sono stati fatti dal direttore generale e dai relatori, ma vorrei in particolare rivolgere, oltre che il ringraziamento ovviamente necessario, all'inventore della mostra, a colui che l'ha ipotizzata, creata, voluta, l'amico Strinati, che vorrei, siccome è stato detto, l'ultima, io non spero che non sia l'ultima delle sue capacità propositive, sarebbe un dolore per tutti se questo accadesse, quindi sono certo che continuerà a fare cose importanti, come è doveroso che lui faccia nella sua veste anche di uomo del paese. Ma vorrei ovviamente ringraziare i due curatori, la dottoressa Vaudré e il dottor Buranelli, che hanno magistralmente operato. Voglio ringraziare il MIBAC, l'amico Resca, che ha dato il contributo con la sua visione, se posso permettermi, anche privatistica, in un contesto in cui questa parola era stata vista per qualche tempo demonizzabile. Ma vorrei ringraziare ovviamente l'amico Zuccheri, il professor Calvesi, che guidano con grande importanza questo comitato delle celebrazioni caravaggesche. Il loro compito non si esaurisce oggi e per tutto un anno faticosissimo. Non vorrei dimenticare nessuno, ma il mio ringraziamento va all'equipe delle Palaespo, al suo direttore generale. La Cardone è stata troppo ringraziata, quindi la ringrazio meno, anche perché la volevo ringraziare per primo io, mi hanno bruciato sulla cosa. Voglio ringraziare invece la Picconi, voglio ringraziare la Notaro Dietrich, che non vedo, è là. Voglio ringraziare tutti coloro, anche quelli che non mi sono ancora noti,